Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Infatti non ha mai detto che l'avrebbe approvato, ma non ha neanche mai detto che non lo avrebbe fatto. Esatto. Ma poi mi faccia dire prima una cosa. Mi fa sorridere, anzi mi dovrebbe far piangere, il fatto che il ministro dica che il problema è il debito. E lo dice nei giorni in cui il governo, il suo governo, ha porta al Parlamento l'approvazione di una manovra che per 2/3 fa debito. Allora è la più grande contraddizione. Prima mi dice il problema è il debito e poi firma una manovra economica che per 2/3 pesa sulle famiglie italiane da qui ai prossimi anni. 3 miliardi e 200 milioni di euro pesa sul 2023, 15 miliardi e 700 milioni di euro sul 2024. Quindi una manovra che fa debito. E ci viene a dire che debito il l'hanno è il fatto debito. Tutti i governi con le manovre, l'extra deficit, che era, ma c'è debito buono, eh? Sì, l'extra deficit sì, diciamo ma, che no, è un po' orfano, morì fanciullo, sì, come si dice, siamo tutti toscani, dalle nostre parti si io dice sto così. Commentando, ma io sto commentando le parole di questo ministro, certo. Visto che ha vinto il governo, nasce dalle elezioni, hanno vinto le elezioni e si prendono la responsabilità di governare. Bene. Quindi intanto si dice che è un problema e fanno debito. Ma poi il MES è purtroppo è diventato un caso di isolamento dell'Italia rispetto a tutti gli altri paesi europei. No. Perché non dimentichiamo che tutti i paesi europei hanno ratificato la modifica del MES per andare incontro ai problemi anche dei risparmiatori durante le crisi finanziarie e le crisi economiche. L'unico paese che non l'ha ratificato, bloccando così il resto d'Europa, e usando il MES come una moneta di scambio per il patto di stabilità. Ma non ha portato a casa neanche niente sul fronte del patto di stabilità, perché lo ricordava prima Claudia Fusani, il patto di stabilità è nato da un asse tra Francia e Germania, il nuovo patto, l'Italia ha fatto la comparsa, il mio paese purtroppo ha fatto la comparsa sul patto di stabilità e quindi ha buttato anche... Allora... Replica a Montaruli, la possibilità il messaggio e l'opinione del sindaco Nardella.